secondi. È la media della nostra attenzione oggi. Esattamente la durata della frase che avete appena sentito. Abbiamo un'attenzione che è più bassa della sua. Un pesce rosso, che ce l'ha, pare, un secondo più lunga della nostra. In realtà, questo confronto impietoso l'hanno fatto gli studiosi della Microsoft Canada nel 2015, che è stato, ve lo devo dire, per onestà intellettuale, molto contestato, perché qualcuno si è preso anche la briga di dire che, come fai a capire l'attenzione di un pesce rosso? Stai davanti alla bolla, lo guardi, gli fai ciao ciao con la manina finché quello si stufa e se ne va. Quindi io credo che fosse più una provocazione. Ne hanno parlato tutti i giornali al mondo, e alla fine quel pesce rosso è diventato la metafora di quello che siamo noi oggi, dei distratti cronici. E guardate, la parola distrazione non vuole dire soltanto andare dietro, perdersi dietro a qualcosa di irrilevante, ma anche, ed è il significato più antico di questa parola, esplodere, andare in mille pezzi, che è esattamente quello che sta succedendo a noi oggi, che rimbalziamo in continuazione da uno stimolo all'altro. È passato circa un minuto da quando ho cominciato e so che adesso tutti avreste la tentazione di guardare sul telefono se vi è arrivato un messaggio, una notifica di Facebook. Lo so, vi capisco, lo farei anch'io, non posso, ma non fatelo, ma non vi preoccupate anche, perché è normale. È normale perché la professoressa Gloria Mark dell'Università della California di Irvine ce l'ha spiegato. Lei da 10 anni cronometra e monitora, come un'entomologa proprio, il tempo che noi passiamo davanti ad uno schermo prima di essere distratti da un altro dispositivo, là dove per contratto, per definizione, dovremmo essere più attenti, cioè in ufficio. Sapete qual è il nostro tempo massimo davanti ad un monitor quando siamo al lavoro, cioè quando siamo pagati per stare davanti a un monitor? 3 minuti. 3 minuti, 10 anni fa, quando gli smartphone erano appena entrati nella nostra vita. 6 anni fa eravamo scesi a 1 minuto e 15 secondi. Adesso siamo passati a 40 secondi. Vuol dire che ogni 40 secondi noi dobbiamo rifocalizzare la nostra attenzione su un device, un altro dispositivo, un computer, un telefono, e questa non è una provocazione, questa è scienza. Il fatto è che noi pensiamo tutti quanti che noi possediamo semplicemente un cellulare, no? Crediamo di poterlo gestire. Pensiamo che questo telefono sia in tasca, in mano nostra. E non ci rendiamo conto che in realtà questo affarino risucchia la nostra attenzione anche quando non lo guardiamo, quando non ci arriva nessuna notifica, persino, pensate, quando è spento. Lo hanno dimostrato questi ricercatori dell'Università della California di San Diego in uno studio che hanno chiamato brain drain, letteralmente prosciugamento del cervello. Pensate che il telefonino risucchia la nostra attenzione e ci impedisce, abbassa la nostra capacità di compiere un compito, anche semplice, anche fosse quello di seguire le istruzioni di una ricetta. E infatti loro hanno dato agli studenti non un pollo da cucinare, ma delle semplici operazioni di calcolo, e hanno visto che su 800 partecipanti quelli che hanno ottenuto i risultati peggiori sono stati quelli che avevano il telefonino nelle vicinanze, anche se non l'avevano mai guardato. E questo perché tutto il tempo noi pensiamo: ci arriverà un messaggio, ci chiamerà qualcuno, che cosa mi sto perdendo? Io credo che anche Ulisse di questi tempi sarebbe stato in seria difficoltà
a resistere a queste sirene, anche perché parliamo di qualcosa che ha questi numeri. Allora, al mondo ci sono più telefonini che spazzolini da denti, e questo magari ci fa un po' sorridere. Ci fa sorridere meno pensare che al mondo ci sono più schede SIM che esseri umani. Ci sono 7,8 miliardi di abbonamenti telefonici contro 7,5 miliardi di persone. Tra tablet, PC e smartphone stiamo ogni giorno online 6 ore. Vuol dire passare più di un terzo della nostra vita su internet. Andare, diciamo, online è come partecipare ad un buffet enorme con portate, specialità da tutto il mondo, o tutte gratis e tutte a portata di click. Noi ci preoccupiamo sempre giustamente come società dell'epidemia di obesità, forse dovremmo iniziare a preoccuparci anche della nostra info-obesità. Pensate che al mondo ogni secondo la rete produce l'equivalente di 28 milioni di volumi. È come se ogni secondo tre biblioteche centrali nazionali di Firenze contemporaneamente entrassero in casa nostra. Ogni giorno nel mondo viaggiano 150 miliardi di email, 66 miliardi di foto su Instagram, 42 miliardi di messaggi WhatsApp. Quindi se a fine serata vi sentite un po' la testa pesante, sapete perché. Io personalmente ho capito che la situazione era fuori controllo quando quest'estate Tim Cook, il CEO di Apple, il numero uno della società che ha inventato lo smartphone, la prima società peraltro americana ad avere raggiunto una capitalizzazione di $1 trilione, cioè 1.000 miliardi di dollari, ha affermato: sì, stiamo esagerando con i nostri device. Grazie Tim, grazie che ci sei arrivato. Il punto è che noi passiamo, no? Da una chat a un social, a un link, magari mentre parliamo, mentre lavoriamo, mentre studiamo, come se fosse la cosa più naturale del mondo, più normale, perché ad un certo punto ci siamo tutti convinti di essere multitasking, vero? Di poter fare più cose alla volta. Anzi, ci sembra anche molto smart, vero, esserlo. La verità è che non è così. Cioè, in realtà, il nostro cervello non è fatto per fare due cose contemporaneamente. Neanche noi donne, peraltro. Non ci si crede. Quello che facciamo, in realtà, è switchare. Cioè, alterniamo velocissimamente avanti e indietro, ogni frazione di secondo. Quindi, capite lo stress. La cosa più grave è che più ci distraiamo e più vogliamo essere distratti. E questo perché il nostro cervello, lo sappiamo ormai per certo da una quarantina d'anni, è plastico per tutta la vita. E cosa significa? Cioè che cambia strutturalmente, cioè fisicamente, funzionalmente, a seconda di come lo facciamo lavorare. E noi, negli ultimi tempi, lo stiamo allenando a pensare e a comportarsi così come salta da un link all'altro. Ci vuole molto meno tempo di quello che noi immaginiamo per riprogrammare i circuiti del nostro cervello. Un'ora al giorno, per 5 giorni di fila su internet. Io credo che in questa sala nessuno di noi stia su internet per meno di questo tempo. Questo signore qui si chiama Gary Small, è un professore dell'Università della California di Los Angeles ed è stato il primo al mondo a scoprire 8 anni fa che cosa succede nel nostro cervello in risposta all'uso di internet. Questa è l'attività cerebrale di una persona che non ha mai svolto ricerche online e questa è l'attività di una persona che invece ha molta esperienza con internet, vedete che è il doppio. E questo perché? Perché online ci sono un sacco di cose interessanti, noi dobbiamo continuamente e velocissimamente decidere su cosa cliccare e questo stimola, sviluppa una parte del nostro cervello che si chiama lobo frontale, che è quello deputato al problem solving, alla capacità di prendere decisioni, che è una cosa buona, per carità.
Il problema è che più tempo noi passiamo a svolgere un determinato compito, più noi rinforziamo i circuiti neurali che controllano quel compito e più, nello stesso tempo, indeboliamo i circuiti che non utilizziamo più. È come se noi andassimo in palestra tutti i giorni a fare pesi e facessimo tutti i giorni pesi però solo nella parte superiore del corpo. Alla fine avremo dei bicipiti e un torace pazzeschi, ma poi non camminiamo più. Tra i circuiti che stiamo perdendo, molto preziosi, sono quelli che hanno a che fare con la nostra capacità di leggere. Vi ricordate i bei tempi in cui leggevamo un libro, in cui stavamo ore assorti nelle pagine per vedere come andava a finire quella storia? Bene, la maggior parte di noi, oggi, io sicuramente vi garantisco, ero una grande lettrice, facciamo fatica ad andare oltre la seconda pagina, anche quando quello che leggiamo ci appassiona. Ora, io lo so cosa state pensando. Vabbè, non riesco più a leggere Anna Karenina, in compenso, quello che trovo online è talmente stimolante, talmente interessante, che va bene, ci ho guadagnato. Purtroppo non è la stessa cosa leggere nella bulimia della rete o leggere invece su carta. Questi sono degli occhiali che si chiamano eye tracking e servono per catturare la nostra pupilla e tracciare su un device quello che stiamo leggendo. Ecco, questa è la nostra, questo è il nostro sguardo mentre leggiamo su carta. Vedete, noi seguiamo parola per parola, riga per riga, ogni tanto torniamo indietro, ma tendenzialmente non saltiamo dei blocchi. Guardate invece che cosa ci succede quando leggiamo online, per esempio un giornale. Ecco, il nostro sguardo diventa una specie di pallina impazzita di flipper. Andiamo così, avanti e indietro, alla rinfusa, apparentemente diciamo anche un po' a caso. Stiamo in media 10 secondi su ogni pagina web. E addirittura hanno visto un percorso privilegiato quando leggiamo online, e cioè leggiamo le prime righe, poi andiamo velocissimamente, saltiamo tutto il blocco finale e dritti come dei fusi andiamo alla fine. Online siamo un po' come le appi, no? Prendiamo un po' di parole qua, un po' di parole là, un po' di contenuto da un'altra parte, ma a differenza delle appi non impolliniamo niente, anzi, possiamo dirlo? Leggiamo ma non capiamo, oppure capiamo molto poco, o ancora più grave, capiamo quello che vogliamo capire. Guardate, i dati sull'analfabetismo funzionale, che significa non riuscire più a capire profondamente quello che leggiamo, non riuscire più ad elaborarlo e a utilizzarlo, fanno paura. E fanno impressione anche i dati sulla percezione distorta che noi abbiamo delle cose. E questo perché? Perché il nostro cervello, lui, questo signore, è vero che si modifica molto velocemente, ma i suoi processi di apprendimento, il modo in cui impara, sono gli stessi di 15.000 anni fa, quando più o meno avevamo appena scoperto il fuoco. Cioè lui ha ancora bisogno di ridondanza, ha bisogno che gli ripetiamo più volte le cose, se no non capisce. E questa cosa è grave perché vi dicevo prima della percezione. Ecco, voi sapete che noi in Italia pensiamo per esempio che gli immigrati siano 4 volte di più di quelli che sono, o che il numero degli omicidi sia aumentato negli ultimi 20 anni, quando in realtà è diminuito, anzi è quasi la metà. Allora, tutto questo, voi capite, è molto pericoloso, perché noi le decisioni che prendiamo, le prendiamo in base a quello che sappiamo, in base a quello che percepiamo e in base a quello che siamo. C'è una cosa che mi hanno ripetuto tantissimo in questi mesi in cui mi sono occupata di questi temi e che mi ha molto colpito, perché secondo me noi non ci pensiamo mai, tendiamo a sottovalutarla. E cioè che noi siamo biologicamente quello che viviamo, le nostre esperienze, le persone che incontriamo, i libri che leggiamo, le emozioni che proviamo, le domande che ci facciamo. E questa cosa non me l'hanno detta i filosofi, i poeti, me l'hanno detta i neuroscienziati, cioè
Ciascuno di noi è il risultato dei cambiamenti subiti dal cervello durante la vita. Ora, che cosa vogliamo essere, diventare? Guardate, queste aree blu sono quelle che si attivano nel nostro cervello quando non facciamo niente. Quando sono dei momenti che gli studiosi chiamano di riposo, cioè dei momenti in cui non siamo focalizzati su nulla in particolare, in cui lasciamo andare i pensieri, eppure il nostro cervello sta lavorando, sta facendo la sintesi di tutto quello che noi abbiamo, che lui ha incontrato durante il giorno. E sono momenti preziosissimi, perché è durante questi momenti che noi costruiamo la nostra memoria. La memoria è qualcosa di molto fragile, non è semplicemente ricordarci quello che abbiamo mangiato l'altro giorno o la data di Napoleone, quando è nato, ma è quella che ci permette di avere un'opinione, è quella che ci permette di avere un libero arbitrio, che fa sì che tu mi parli, io ti rispondo, perché dentro di me ho la conoscenza, ho la risposta. Se stiamo tutto il giorno connessi, se stiamo tutto il giorno a chattare, questi momenti di riposo non ci sono più. Queste aree blu non si accendono, svaniscono, e svanisce quella cosa, guardate, che è molto importante, che siamo noi, cioè la nostra identità. Ora, per fortuna, ci dicono gli scienziati, non c'è nulla di irreversibile, ma è evidente che più andremo avanti, più sarà difficile tornare indietro. Vi volevo dire questo, che quasi metà di noi non ragiona più, non usa più le strutture logiche per pensare. Stiamo diventando soltanto delle persone reattive, persone che reagiscono agli impulsi, senza analizzarli, senza più metterli in discussione. Abbiamo creato un mondo di risposte che noi crediamo a portata di mano, dove tutto è cliccabile, tutto è downloadabile, ma non è così, e lo sappiamo tutti, perché c'è una vita, la nostra, che è complessa e ha bisogno di tempo. Io vorrei terminare con una parola, la parola bellissima da cui abbiamo cominciato, che è attenzione. L'attenzione è molto diversa dall'idea di concentrazione. Concentrazione è un restare focalizzati, è un chiudere il campo, mentre l'attenzione è etimologicamente apertura. È volgere il nostro animo verso qualcosa e verso qualcuno. L'attenzione è veramente il dono più grande, la forma più pura e più rara della generosità, per cui mi avete dedicato più di 18 minuti della vostra attenzione, e di questo vi ringrazio.